ma solo sfiorate con garbo, con paura, con la dignità della tenerezza. Ora che non puoi più soffrirne veramente, oggi è arrivato il momento di alzarsi. Quante volte ci siamo guardati negli occhi e abbiamo taciuto. Troppo profonde erano le ferite, tutto bruciava attorno, i ricordi, l'impotenza di fronte a una cosa troppo grande per noi. Ma adesso sono pronta. È arrivato il tempo di non cedere alla vergogna e all'ignavia, di non lasciarsi vincere dalla rassegnazione. Esiste solo un modo per onorare la memoria di mio fratello, di tuo figlio e di tutti gli altri figli di questa tragedia, di queste persone strappate alla loro vita, alla nostra vita. Io voglio sapere cosa è successo. Devo sapere perché. Non mi bastano le scuse, non mi bastano le risposte evasive, le reticenze, i ma, i se, i non sappiamo, stiamo esaminando, vi informeremo. No, io ho il diritto di sapere. Ora. Padre, da domani dedicherò la mia vita alla ricerca della verità, affinché il ricordo dei nostri cari possa essere pieno di luce, di speranza. E tu mi perdonerai, vero? Saprai accarezzare queste parole con un tuo accenno silenzioso. Sì. Noi che abbiamo conosciuto la tristezza della perdita di una persona cara, dobbiamo unirci. Insieme la nostra voce sarà più forte, più importante. Sarà più considerata, non so, magari fonderemo un'associazione. Certo, forse all'inizio saremo derisi. Cosa può fare in fondo un centinaio di cittadini di fronte alle forze armate, alle istituzioni, ai grandi sistemi internazionali? Di fronte a questi soggetti che dovrebbero stare dalla nostra parte, capisci? Dalla parte di chi chiede verità e giustizia. Sì, diranno che siamo degli illusi, che non abbiamo alcuna speranza, che tanto i nostri sforzi non serviranno a farci restituire i nostri fratelli, i nostri bambini, le nostre madri. Ma cosa vuol dire questo? Io non posso accettare. Io sono cittadina italiana. Noi siamo cittadini italiani. Abbiamo il diritto di sapere o no? Abbiamo diritto noi. Padre, non è mai troppo tardi per alzarsi e riprendersi quel po' di dignità calpestata, derubata. Ci sono i nostri fratelli là, da qualche parte, in fondo al mare. Per me sono ancora vivi. Io li sento. Ne ascolto le voci tutti i giorni, tutte le notti. È ora di andare a prenderli. E tu me ne darai la forza. Mi terrai la mano anche quando tutto sembrerà oscuro e insostenibile. Me lo prometti?